la partita vinta sul filo di lana, la possibilità di chiuderla con un tuo colpo sull'8-6, invece è stato 8-7, poi si è andati all'ultimo gioco. Come si fa a resettare tutto e a riprendere a giocare ed essere nuovamente determinanti? Questa sera hai giocato una splendida partita. Ti ringrazio. Purtroppo se giochi sbagli, se no è abbastanza naturale. Quindi abbiamo combinazione, ho preso due giochi su 40 pari secco, uno mi sembra sul 7-6, l'altro l'1-0. E ho detto prendo anche il terzo e batteria ho avuto la palla molto lunga e Andrea me l'ha chiesto, non gliel'ho lasciata e l'ho sbagliata, ma l'ho sbagliata non proprio di brutto, cioè l'ho sbagliata, ma la palla mi è uscita bene al pugno. Poi Cavaniero secondo me ha fatto un bellissimo pallone, tra l'altro ha fatto, secondo me è stato il migliore in campo, Cavaniero non ha sbagliato una palla, quindi bisogna fargli i complimenti. E quindi poi dopo resetti, vai avanti e giochi di nuovo un 15 alla volta, vedi che cosa succede e poi ci è andata bene alla fine, abbiamo portato a casa la partita. Dispiace per questo, c'è stato un po' di cinematografo su un fallo sì, fallo no di Rinaldi che onestamente non ho visto. Alla fine è andata bene perché Cavaniero ha fatto punto, quindi abbiamo pareggiato le situazioni, cioè ha fatto poi il match point, l'ha annullato lui. E poi sul fallo di Gilli alla fine onestamente sembrava fallo, quindi ci poteva stare, cioè non ci poteva stare, però insomma è stata una partita alla pari dove sono state giocate da tutte le due parti a corrente alternata e questa corrente alternata ha fatto sì che la partita arrivasse sull'otto pari, perché se uno dei due capitani o delle due squadre riusciva a dare uno strattone in più probabilmente questa partita finiva prima o da una parte all'altra. Però siamo così, contenti, tutto sommato anche il finale un po' diverso dal solito serve a far ricordare queste partite, sì, un po' di pepe che, sì, no, che non guasta perché no, quando rimane nel, sì, nei limiti, ma no, ma certo, poi voglio dire fa parte dello sport, quindi ci sta proprio alla grande, quindi ripeto, per noi è stata una cosa molto bella poter vincere la prima partita ai playoff. E quindi andiamo avanti partito per partito, vediamo cosa succede. Marco Battaglino, capitano della Roero Isolamenti Canalese, una partita conclusa all'ultimo gioco con qualche strascico che ci può anche stare in un avvenimento sportivo, comunque una bella partita che ha soddisfatto il numeroso pubblico presente, una partita a due volti, un inizio a favore di Cuneo, poi la rimonta della tua squadra, un 5-3 al riposo e poi un secondo tempo che ha messo a dura prova le coronarie dei tifosi presenti. Sì, diciamo che siamo partiti malissimo, siamo andati 3-0 in un niente, poi abbiamo avuto una bella reazione e sono riusciti ad andare un bel parziale a riposo 5-3 nonostante la partenza negativa. Dopo ho avuto un calo fisico io e l'ho pagato perché ho avuto tre giochi che veramente ho avuto un calo, poi sono riuscito a riprendermi un pochettino, ma da ricaccio facevo una fatica incredibile a colpire, in battuta non era anche facile colpire perché è stata condizionata anche un po' dal vento che girava, c'era un po' folate, soprattutto a favore, però comunque girava un pochettino e la battuta non era più incisivo come prima e loro, faccio i complimenti a loro che hanno fatto un'ottima partita, io ho sbagliato dei punti chiave che li abbiamo pagati e è stata una partita lottata 9-8, ma se analizziamo le situazioni ce l'abbiamo un po' buttata via e quindi meritata loro e bravi loro.